Partite le vaccinazioni degli over 80 anche ad Agnone, dove il Comune si è prodigato in prima linea ed ha messo a disposizione la stessa sede municipale per organizzare la logistica della somministrazione dei vaccini. A collaborare con i sanitari dell'ASL, ma anche due medici in pensione, l'ex sindaco Gelsomino De Vita e l'attuale vice sindaco Giovanni Di Nucci. Ed è stato quest'ultimo che ha voluto somministrare la prima dose di vaccino ad uno degli anziani più avanti con l'età, Antonio Di Nucci, 95 anni, suo padre. Chiediamo questo contributo perché la campagna vaccinale è l'unico modo per arrestare questa epidemia. Ci vorrà un impegno organizzativo enorme, ma noi siamo pronti per farlo. Dedichiamo questa giornata a un collega purtroppo scomparso a causa del Covid, che è il dottor Antonelli, che ha lavorato presso l'ospedale di Agnone, e ringraziamo lo spirito di solidarietà che c'è e tutto il volontariato che si sta prestando per fare in modo che questa giornata sia una giornata molto importante per la salute pubblica. Il sindaco Saia ha voluto essere presente in comune al primo giorno delle vaccinazioni per dimostrare simbolicamente la vicinanza delle istituzioni cittadine ai sanitari impegnati nella campagna vaccinale. Siamo qui a Palazzo San Francesco per iniziare questo percorso che ridarà speranza al nostro futuro. Infine la parte organizzativa e logistica, preparata e messa a punto dalla locale sezione cittadina della Protezione Civile, guidata anch'essa da un consigliere comunale. Noi come Associazione Nazionale Carabinieri Volontari della Protezione Civile ci occupiamo della logistica, quindi abbiamo messo a disposizione sia un'ambulanza, sia un defibrillatore, tutto quanto è per far sì che la vaccinazione avvenga nella massima sicurezza. Abbiamo creato un percorso a senso unico, ci sono dei volontari che aiutano i disabili a accompagnarli dentro, si misura la temperatura, tutto nel rispetto delle norme.